I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, I don't wanna let myself down. You won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand, man. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. I don't wanna let myself fare peroccolo. I will run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate. Ragazzi, vi facciamo un piccolo aggiornamento. Dopo aver preso tanta acqua nel centro di Reykjavik, che comunque è un bel paese, tutte le casine colorate, tipiche, negozietti di souvenir, eccetera, è molto graziosa da visitare, però sotto l'acqua come abbiamo fatto noi è veramente un dramma. E quindi abbiamo deciso poi di uscire dalla città, il tempo ci ha un po' graziati, nel senso che ha smesso di piovere perlomeno. Abbiamo visto il punto in cui la placca nordamericana e la placca eurasiatica si incontrano, o meglio, si separano. Si ha la percezione di un taglio netto proprio, e infatti è molto particolare da vedere. Poi abbiamo visto una bellissima scogliera con delle onde fortissime che si scagliavano contro, e infine abbiamo visto una sorgente di acqua calda, una sorgente geotermica, dove proprio si vedevano gli schizzi di acqua bollente che sgorgavano dal terreno. Ragazzi, stiamo passando vicino al vulcano che circa una quindicina di giorni fa ha eruttato. C'era un posto di blocco poco più indietro dove il poliziotto ci ha raccomandati di non svoltare verso il vulcano perché c'è molto pericolo e ci sono dei gas, dei lapilli,
c'è un, l'eruzione è ancora in corso, quindi è molto pericoloso di proseguire dritto su questa strada. Niente ragazzi, il vulcano dovrebbe essere dietro le montagne qui fianco a noi, però purtroppo non si vede niente, anche col fatto che c'è nuvolo non riusciamo a capire se magari si vede del fumo o qualcosa. I poliziotti assolutamente si sono raccomandati, è pericolosissimo, mi raccomando andate dritti per la vostra strada, non cercate di avvicinarvi al vulcano perché è molto pericoloso. Comunque le strade che vanno verso il vulcano sono chiuse e ci sono i due posti di blocco sulla strada di modo di avvisare le persone che assolutamente non si avvicinino. Il vulcano è nascosto lì in mezzo. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Bene ragazzi, ormai sono le 10, siamo arrivati in campeggio e si è spenta la luce. Luce. E, ormai sono le 10, siamo arrivati in campeggio, ora montiamo la tenda alla veloce, tanto ormai siamo pratici e vediamo, sperando che non ci sia troppo freddo e troppo vento e soprattutto che non piova, perché altrimenti bagniamo anche quella e siamo fregati, ci abbiamo tutto bagnato. Allora oggi, dopo la sosta che abbiamo fatto a Reykjavik, abbiamo percorso 154,4 km con una media di 14,3 kWh per 100 km. Abbiamo un 33% di batteria residua con 172 km di autonomia stimati dalla macchina. Adesso andiamo a collegare la macchina alla colonnina del campeggio e vediamo se riusciamo ad andare a 12 A, credo di sì, ci proviamo. In veranda. Siamo finiti a preparare da mangiare in veranda perché ovviamente il meteo non poteva aspettare altri 5 minuti prima di piovere, è iniziato a piovere mentre cucinavamo, quindi siamo qui in veranda, il riso è pronto e adesso almeno mangiamo, dai. Buon appetito! Risotto funghi il zafferano, buono. Bene, in qualche modo siamo riusciti a mangiare, adesso siamo già praticamente a letto e niente, il video di oggi finisce qui e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un commento o un like che è gratuito e ci fa solo che piacere, supporta anche il canale. E a questo punto vi auguriamo la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. You'll get burned.